Buongiorno, oggi vi faccio i sauerkraut che in Italia tanto amate. Ecco, ho tagliato qui un cappuccio, l'ho tagliato con la tagliapane, l'ho fatta a fili e adesso ho messo il sale, ho messo 22 grammi di sale a chilo e questo sono 1 chilo e 800 e adesso li sto girando e poi per mischiare il sale adesso gli mettiamo anche un po' di finocchietto e pepe nero a chicchi. Questo è per prendere il sale e fra poco vi faccio vedere i prossimi passi. A più tardi. Ecco, adesso li stiamo bacchettando così che si ammorbidiscono. E poi li mettiamo dentro il vaso qui che abbiamo preparato. Sotto abbiamo messo delle foglie di cavolo e adesso mettiamo anche la polpa qua. Ecco qua. E nel frattempo sì, c'è andato, meno male. Dobbiamo far uscire l'aria perché l'aria, se ci rimane l'aria, fa la muffa e i crauti li puoi buttare. Sopra, chi è che vuole farli deve far rimanere l'acqua. L'acqua del cavolo che è uscita, dobbiamo metterla dentro perché sopra ci deve restare l'acqua. Adesso devo trovare anche
coperchio per metterlo sopra e mettere anche l'acqua, il peso. Acqua, mi sa che non ce n'è bisogno a questo sale, perché già ce n'è abbastanza. Mi sa che aria sotto non ne abbiamo. Ok. Fra poco vi faccio vedere il prossimo passo. Dai, dai, Allora, qui ho messo un coperchio di plastica, sopra ci ho messo un barattolo pieno d'acqua, come si può vedere. Si vede? Si vede? Qui? E sì. adesso per farlo tenere premuto, mettiamo questo spessore, così lo tiene basso. E abbiamo anche chiuso il nostro, che deve adesso fermentare 2 settimane. Dopodiché facciamo l'altro trattamento. Alla prossima.